Ciao a tutti, sono Fernando, mi trovo di nuovo qua per parlarvi questa volta delle inquadrature che non sono fisse come quelli precedenti. Veramente le inquadrature fisse sono la più comune, ma anche possiamo trovarci con i movimenti della telecamera. In questo tipo di inquadrature ci troveremo con due gruppi, i movimenti fisici, che sono quelli quando la telecamera si muove davanti, indietro o sul proprio asse. Il secondo gruppo è quello che popolarmente si conosce come zoom, il zoom in e il zoom out. Primeramente parleremo su questo un po' più in profondità, il zoom. Lo zoom è un obiettivo in cui la lunghezza focale è variabile. In altre parole, consente di passare di un gran angolo a un teleobiettivo e viceversa, senza dover spostare la fotocamera. In questo topic possiamo parlare della lunghezza focale, ma cos'è? È la distanza tra il punto di convergenza dei raggi luminosi all'interno dell'obiettivo e il sensore stesso. La lunghezza focale controlla l'angolo di campo. Maggiore è la lunghezza focale, minore è l'angolo di campo. Per questo motivo alcuni obiettivi sono chiamati granangolari, perché hanno un angolo di campo più ampio. Riducendo la lunghezza focale, gli oggetti appaiono più piccoli e la distanza tra loro è esagerata. Aumentando la lunghezza focale, comunemente chiamata zoom, ricordiamo, gli oggetti diventano più grandi e la distanza tra loro si riduce. Lo zoom può essere diviso in due: zoom in, se l'immagine va avanti, e zoom out, se l'immagine va indietro. Lo zoom in è spesso utilizzato per enfatizzare la drammaticità delle scene. Cerca di focalizzare l'attenzione su qualcosa di specifico, si passa dal generale al particolare. Lo zoom out è esattamente l'opposto, da qualcosa di generale a qualcosa di particolare. Può essere utilizzato per contestualizzare. Per finire con lo zoom, parliamo del crash zoom, che Quentin Tarantino ha riportato in auge. È uno zoom, ma più veloce. Viene utilizzato per scioccare lo spettatore con la sua velocità. Nei film di Kung Fu sono molto utilizzati. Adesso ci troviamo i movimenti fisici, come può essere il traveling. La sua missione principale è quella di passare inosservata e viene utilizzata per portare lo spettatore più dentro il film, per far sembrare che stiamo camminando insieme al personaggio, che ci troviamo nello stesso luogo. Può essere dritto o anche circolare. Le panoramiche. Si tratta semplicemente di rotazione della telecamera, normalmente descrittivo, quando lo scenario non può essere coperto da una ripresa statica. Per ultimo, mi piacerebbe parlarvi sull'effetto vertigine, che è quando si combina lo zoom con le riprese in traveling. Il personaggio avrà le stesse dimensioni nell'inquadratura e solo la prospettiva con cui viene visto lo sfondo viene alterata. È conosciuta con questo nome perché Alfred Hitchcock l'ha utilizzata molto nel suo film Vertigo per riflettere la paura dell'altezza del protagonista. Quindi in questo momento già conoscete le inquadrature fisse, le più utilizzate, e le inquadrature in movimento.
provate a fare tutti i piani possibili, ma sempre con un senso dietro. Quindi ciao, ci vediamo in un prossimo video.